Il 24 agosto la Salernitana ha comunicato di aver raggiunto l'accordo con lo Sporting Club de Portugal per il trasferimento a titolo temporaneo con diritto di riscatto dell'attaccante classe 1998 Giovane Cabral. Il giocatore capoverdiano ha scelto la maglia numero 21 e arriva in Italia per la seconda volta. Ma conosciamolo meglio con 10 curiosità. Giovane Cabral nasce nella città capoverdiana di Assomada il 14 giugno 1998. Nel suo paese inizia a giocare all'età di 10 anni nella squadra del Grêmio Nagar per 6 stagioni, alla fine delle quali si trasferisce in Portogallo nelle giovanili dello Sporting Lisbona. Esordisce il 20 agosto del 2016 con la squadra B, segnando il suo primo gol il 19 marzo 2017 su punizione nella vittoria per 2-1 sul Leixões. Dal 2018 entra a far parte della prima squadra dello Sporting Lisbona, con la quale collezionerà fino a gennaio 2022 68 presenze condite da 14 gol, il primo dei quali lo mette a segno il 1 settembre 2018 nella vittoria per 1-0 sul Ferenze. Il 31 gennaio 2022, nell'ultimo giorno di calciomercato invernale, si trasferisce in Italia alla Lazio come vice immobile, in prestito per 6 mesi con diritto di riscatto, che non sarà poi esercitato dopo aver giocato 3 partite e segnato un gol. Rientrato allo Sporting Lisbona, complici 2 infortuni, colleziona solo 4 presenze nel campionato 2022-2023. Dopo aver fatto il debutto con la nazionale del Capo Verde del 28 marzo 2017, in un'amichevole vinta contro il Lussemburgo per 0-2, Cabral nel 2018 ha ottenuto il passaporto portoghese, aprendo così alla possibilità di essere convocato dalla Seleção. La decisione di Cabral scatenò molte polemiche in patria. A rendere pubblico il proprio pensiero, con rammarico, fu proprio il primo allenatore di Cabral, del Grêmio Nagar, Manuel Lomba. Sono sicuro che con giovane l'impatto della nazionale capoverdiano avrebbe altre proporzioni, ma rispetto la sua volontà. Io confio nel Sporting e nel suo presidente. Di certezza che il suo risolvere questo problema di migliore forma possibile. Il malcontento capoverdiano durò poco, perché giovane non fu mai convocato dalla nazionale portoghese e successivamente nel 2022 fu convocato nuovamente dalla nazionale del Capoverde, con la quale ha all'attivo 6 presenze, una rete e 2 assist. Giovane è un'ala sinistra di piede destro, adattabile anche sulla fascia di destra. Qualche volta è stato anche utilizzato come punta centrale, con risultati non sempre eccelsi. Lo dimostra il fatto che nella sua carriera ha giocato 47 partite come ala sinistra, 26 come ala destra e 11 come punta centrale. È un brevilineo molto veloce, sia sul lungo che sul breve, duttile sulle fasce, sulle quali gioca utilizzando molte soluzioni strategiche, sia accentrandosi in area di rigore, sia andando sulla linea di fondo, in modo da rendersi pericoloso come assist man per i compagni, cosa che predilige, o come battitore a rete. Il suo fisico possente, inoltre, rende i suoi veloci spostamenti prorompenti. Per dirla in parole povere, quando si muove è difficile da buttar giù. Molto bravo anche nel dribbling e come battitore di punizioni. Se volessimo paragonarlo a qualcuno, diremmo che ricorda molto Keita Balde, ex Lazio, Inter, Sampdoria e Cagliari, oggi allo Spartak Mosca. Cabral ha scelto il numero 21 e sulla sua maglia non vedremo campeggiare il suo cognome, ma il suo nome giovane. L'attaccante capoverdiano però si presenta autonomamente ai tifosi granata, dicendo da sé i propri pregi performativi ed anche le lacune tecniche su cui dovrà lavorare per migliorarsi. Sou veloz, gosto de fazer gols, assistir também aos meus colegas. Eu gosto de jogar extremo. Atrás de ponta de lança também, como estou na Serie A, tenho que aprender a defender melhor, atacar mais na área também. Nel videogioco calcistico dell'EA Sport FIFA, giovane Cabral nel 2022 possedeva un overall di 77, sceso a 76 nel FIFA 23, date le poche presenze. È un giocatore che ha ottenuto un discreto successo anche virtualmente. Non bisogna dimenticare che nell'estate 2019 è indicato dalla UEFA come uno dei 50 giovani più promettenti per la stagione 2019-2020.
Ragion per cui non solo i club degli utenti virtuali, ma anche quelli reali si sono interessati a lui nel 2018. Uno tra tutti il Barcellona. Noi speriamo, ovviamente, che per la prossima edizione del videogame calcistico FC24 possa accrescere il suo overall reale e quindi virtuale. Giovane tiene molto alla sua famiglia che, seppur è restata a Capoverde, gioca e ha giocato un ruolo fondamentale nella vita del nuovo calciatore della Salernitana. Cabral non perde occasione, quando può, di fargli visita, oltre che mantenere una relazione continua anche a distanza. In un'intervista in Portogallo dichiarò che suo padre si trasferì a Lisbona per seguirlo in tutte le sue partite. Chissà se succederà la stessa cosa anche a Salerno. Cabral ama le autovetture, una passione che condivide anche sui social. Questa passione lo ha visto protagonista di una disavventura. Nel 2019 fu fermato dalla polizia portoghese, che lo trovò alla guida senza la patente. Oltre ad aver subito un processo, subì anche un procedimento disciplinare dallo Sporting Lisbona. All'epoca Cabral indossava la maglia 77. Togliendo un 7 ci ricorda un altro giocatore che proprio a Salerno con le macchine non ci andava proprio piano. In ogni caso vale sempre detto che chi va piano va sano e va lontano, almeno su strada. In campo è un'altra storia. Un'altra passione di giovane è quella della musica, che è il caso di dire ha nelle vene e non solo. Spesso Cabral negli spogliatoi si trasforma in un vero e proprio DJ che fa danzare e sfrenare i suoi compagni di squadra con una sua fedele selezione fatta di brani rap e musiche capoverdiane. Questo sembra portare fortuna e infatti lo stesso attaccante a rivelare: quando metto la musica vinciamo. Ma non finisce qui. Come detto, la musica l'ha nelle vene e infatti spesso si esibisce come provetto danzatore. È sempre lui a dichiarare in un'intervista: ho un talento per ballare, mi piacerebbe prendere lezioni ma non ho tempo. Non potrei neanche arrivare stanco agli allenamenti dopo essere stato in sala prove. A questo punto diciamo: suona finché puoi, giovane, fallo anche per i Granata. Un'ulteriore passione di Cabral si può dire che è la moda. Egli tiene molto al suo outfit, tanto da curarlo personalmente, la stessa cura che ha per il suo corpo. A tal proposito ha affermato qualcosa che farà morire di invidia parecchi: non ho problemi col cibo, posso mangiare qualsiasi cosa. Come non credergli? Non a caso fu scelto dalla Sweet In come modello, pubblicizzando i suoi abiti sui social. Cabral è molto discreto, sui social non compaiono molte foto di affetti intimi. Quel che è certo però che ha molti amici, tra i quali ce n'è uno d'eccezione, il portoghese Rafael Leao, suo ex compagno di squadra nelle giovanili dello Sporting Lisbona. Il loro legame è andato oltre le diverse maglie indossate. Il rossonero ha continuato a seguirlo e a sostenerlo anche dopo il passaggio a Lille, tanto da guadagnare le critiche dei suoi ex tifosi. Tra gli amici più intimi però c'è il suo cane, un Doberman, che qualche tempo fa divideva con lui il letto. Ma lo stesso Cabral dice che oramai è cresciuto e dorme altrove. Chissà cosa penserà giovane quando, alla prima, alla Rechi, troverà un'intera curva piena di amici. Benvenuto, giovane.